Buongiorno a tutti, cari spettatori. Sono lieto di trovarmi nei ruderi dell'Abbazia di Corazzo, Santa Maria di Corazzo, del comune di Carlopoli, in occasione della Settimana della Cultura Calabrese, dove questa manifestazione è stata portata dal Demetrio Guzzardi, che ha avuto la grande idea di portare insieme quattro comuni di partecipare. Quindi una manifestazione incentrata su Corazzo e quello che ha rappresentato nel passato, ma parlare con quattro comuni, di cui due della provincia di Cosenza e due di Catanzaro, diventa anche un'occasione nuova di poterci confrontare tra amministratori di province tipo Carlopoli, Soveria Mannelli, Panettieri e Bianchi. Una manifestazione unica nel suo genere, straordinaria, che io ho apprezzato già in qualche altra parte dove è stata presentata, ma che non pensavo mai che potesse arrivare qui tra il Reventino e il Savuto. Quindi Demetrio ci ha dato questa opportunità e noi sindaci abbiamo colto a volo l'occasione di trovarci. Tra le varie attività prevede anche una manifestazione ogni singolo comune, tra quella c'è quella di Bianchi, dove noi metteremo in mostra non solo l'ospitalità, non solo far vedere le bellezze del nostro centro storico, altre eventuali produzioni locali. Al centro abbiamo messo la cultura, che è il Museo delle Pergamene del 400. Avendo il Museo Luigi Elvio a Catatesi, abbiamo l'opportunità di far apprezzare alla gente queste pergamene, che rappresentano uno spaccato di vita molto lontana, che si possono tranquillamente innescare in un processo di sviluppo socio-economico culturale dell'intero territorio, non solo di Bianchi ma anche dei comuni limitrofi. E quindi questa grande opportunità bisogna coglierla a volo, perché è l'occasione di saltare i fossati e i confini del comune, delle province, ed essere a livello nazionale se non europeo, come si suol dire, visto tra l'altro che sia i ruderi dell'Abbazia di Corazzo sia le pergamene di Bianchi del 400 piacciono molto alle persone che vengono dall'Europa, sarà l'occasione, chissà, per un futuro di avere un nuovo turismo, quel nuovo turismo che potrà dare fiato e ossigeno alla nostra economia. Quindi non dico altro che ringrazio Demetrio e tutta la sua organizzazione, ringrazio Liberi TV di questa sua presenza costante che ci permette di essere sempre sulle reti e di essere conosciuti, e vi aspetto qui a Corazzo per tutta questa settimana dal 4 all'11 e vi aspetto a Bianchi anche il giorno 5, dove dalla mattina alla sera c'è l'occasione di incontrarci e parlare di cultura e di territorio. Grazie.